Un abbattaio con gioco che definire maschio sembra anche riduttivo. La Stella Palermo passa di misura al Pala Tressanti mettendo sul parquet un basket fatto di contatto fisico spesso ben al di là del consentito. A farne le spese Giorgia Lombardo, colpita in pieno volto a partita praticamente finita. Nel primo periodo, nonostante la partenza non proprio eccellente, gli alcamesi riuscivano ad andare avanti e a chiudere sul 15-5 grazie ai fischi degli arbitri che non consentivano gli assalti delle palermitane. Poi la foga agonistica delle ospiti è stata meno sanzionata e la gara è diventata rovente. Golfo Basket, nonostante percentuali al tiro non sufficienti, reagisce forte tra fine terzo e inizio quarto, mettendo in apprensione la Stella. Finisce 53-46 per le ospiti, che fra 10 giorni saranno le avversarie delle golfine, nel primo turno dei playoff. Palermo infatti quarto e Alcamo quinto. La società alcamese ha già inviato un esposto ai vertici federali corredato da video per chiedere designazioni in grado di non consentire un contatto fisico tipico di altri sport, ma non certamente della pallacanestro. Purtroppo, diciamo, quando si sfidano queste due squadre non potrà mai essere una partita, diciamo, senza questa intensità, visto un po', diciamo, le storie che ci sono state, diciamo, nei mesi e anche, diciamo, le cose passate. Purtroppo mi sono arrabbiato parecchio con l'arbitraggio, perché non hanno avuto lo stesso metro. Quando tu non hai lo stesso metro e consenti una squadra di difendere in un modo mentre all'altra non consenti la stessa cosa, allora poi, diciamo, è un problema. E oggi per me questo è stato un grande problema, con fischi completamente sbagliati. Forse si poteva dare qualche fischio prima per evitare che gli animi si accendessero ulteriormente. Basta, semplicemente questo. Dico, da parte mia, grande stima per Golfo. È stata una partita bella per quello che valeva, perché sposta poco nella classifica. Ci ritroveremo nei playoff. Speriamo che sia bel basket, ecco.